Nano, vai da queste parti. Io, sei tu a casa mia, sei tu che devi lavorare per me, con l'ambulanza che passa in sottofondo, come è giusto che sia appena attivato il microfono. Giustamente ti vengono a cercare. ti piacerebbe, di la verità. Non è tanto piacerebbe, ma è la tragica realtà dell'essere nani. No, il canale resta a me, stai buono, stai zitto, su, lavora, avanti, produrre. Che stai a fa qua? Io produco, sei te che ultimamente ti fai vedere poco, mi sembra. Lasciamo stare che faremo un video a parte anche su questo, che mi è venuta un'idea oggi. E comunque un saluto a tutti quanti dal vecchio bastardo e... Un saluto al Tarfone, un attimo solo che abbasso Max perché mi ha appena distrutto le orecchie con questo suo annuncio. Giustamente. Portate sì che ti voglio. Ah, fanculo, era. Allora ragazzi, ci siamo, abbiamo avuto le risposte. Cioè, in realtà ci facciamo, però vabbè, è vero, questa è un'altra cosa. Allora, ci siamo, abbiamo avuto le risposte alle domande che abbiamo inviato al team della mod della Rise of Mordor e quindi questo video è dedicato a questo che vi abbiamo appena detto. Vi invitiamo, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. È un modo che a voi non costa niente, ma per noi è davvero un grande aiuto. Vi ricordo che poi sotto al titolo in descrizione trovate tutti i link di tutti i canali che fanno la parte della cricca del sottosuolo, quindi seguite anche gli altri. Yep. Ah, non vuoi aggiungere Prego. Qualcosa prima di iniziare? No, lascio la parola a te, dai, per sto giro. Allora, ragazzi, direi che siamo pronti e quindi possiamo iniziare. Andiamo a vedere cosa ci ha risposto il team della Rise of Mordor. Iniziamo subito dal saluto del community manager Eligi. L'immenso interesse dei fan è quello che guida la nostra missione. E in questi ultimi mesi ne abbiamo avuto molto. La mod non è mai stata in un momento migliore come adesso, con quasi 30 persone che lavorano dietro le quinte per portare finalmente la Terra di Mezzo su un Total War moderno. Se siete sviluppatori e sapete lavorare con gli asset 3D o disegnare o ancora meglio fare mappe o animazioni, contattateci. Abbiamo bisogno di ogni aiuto possibile, altrimenti entrate nel nostro Discord, iscrivetevi al canale, continuate a fare domande e commentare. Godetevi lo spettacolo, abbiamo grandi piani per il futuro. Elici. Gigi. Sì, quindi ragazzi, se volete partecipare allo sviluppo, poi alla fine del video vi manderemo anche tutti i link per contattare i modder. Direi, Nano, di iniziare con la prima domanda. Vadi, non ci incischi. Quindi le risposte alle vostre domande. Domanda di Hermes. Per quando sarà completato il lavoro? Da che anno della terza era inizia la campagna? Allora, il lavoro non finisce mai. Nessuna mod ha mai avuto una data in cui il lavoro è propriamente finito. Ci saranno sempre aggiornamenti da fare per modificare il lavoro svolto o aggiungerne altro. Per quanto riguarda la campagna, preferiremo non rivelare delle date, in quanto questo potrebbe deludere le aspettative dei fan. E qui fanno bene questo commento mio.
Trattandosi di un lavoro di passione, infatti nessuno viene pagato e come team non possiamo aspettarci che tutto venga terminato in tempi definitivi. Possiamo però dire che nella più rosea delle prospettive, ho cambiato il tono per sottolinearvela, dovreste essere in grado di giocare la campagna tra un anno. Per cui, ragazzi, attenta. Estate 2022 o fine primavera 2022. Per quanto riguarda la data di inizio della campagna, per cui in che era sarà ambientata la mod, per il momento abbiamo scelto di iniziare nell'anno 3000 della terza era, con 12 turni per anno, praticamente un turno per mese. Questo significa che tutti i nostri personaggi preferiti saranno in vita e pronti a combattere. Sottolineiamo e specifichiamo anche un altro aspetto: le risposte che hanno dato, bene dirlo, si tratta la mod al momento di un work in progress, quindi tutto ciò potrebbe essere soggetto a cambiamenti e anche decisamente significativi. Le risposte che ci hanno dato sono per quello che è il lavoro al momento, ragazzi, quindi è bene che lo sappiamo, potrebbe modificare molto. Qualche informazione ce l'abbiamo. Andiamo alla seconda domanda. Domanda in questo caso di Abel: la mappa sarà simile a quella del libro? La mappa sarà ovviamente quella del libro, per quanto anche Peter Jackson abbia usato quella stessa mappa e non ci sono dunque delle differenze. Ovviamente i ragazzi stanno seguendo l'universo tolkieniano, ci sono mappe più o meno dettagliate che si possono trovare ovunque, però da quello che abbiamo capito loro si basano giustamente sulle mappe di Tolkien, per cui tanta roba anche lì. Passiamo alla terza domanda, domanda da parte di Gabriele: quante e quali saranno le fazioni giocabili? Piccola specifica, questa è stata fatta sulla pagina Facebook di Total War Italia. Specifichiamo un attimo in modo che i ragazzi che seguiranno più avanti sanno dove è stata fatta, in modo da collegare l'utente che l'ha fatta. La prima versione della campagna non si concentrerà sull'Eriador, rimuovendo quindi la possibilità di giocare le fazioni ad ovest delle montagne nebbiose. Ok, questo significa che non sarà possibile giocare Arnor, Dunedain, Brea, Lindon, Imladris, Eredluin e probabilmente i Dunland. Mentre il resto delle fazioni sarà utilizzabile, nello specifico si tratta di Gondor, Anduin Vale, Rohan, Dale, Erebor, Mia, Rune, Arad, Imladris, Lothlórien, Woodland Realm, Isengard, Mordor, Dol Guldur, Gundabad e i Goblin. Fischia, sono tante. Per ulteriori informazioni consiglio a tutti di visitare il nostro Trello, dove sono delineati i dettagli delle fazioni che abbiamo pianificato. Link nella descrizione che noi vi metteremo. E qui il buon Max si fa vedere uno scorcio, ok, del loro Trello, per vedere le fazioni. La prima che si vede a sinistra con l'albero bianco e le stelle sopra ovviamente è Gondor, e ci sono le prime unità, penso quelle di tier 0. Vedo un Gondor Sword Milizia, un Gondor Spear Milizia, per cui si parte proprio dalle basi. Sì, siete interessante, non vedo in alto. Bene. Semplicemente perché non hai switchato tutto il Trello, lo so benissimo, me l'hai detto prima off camera. Ciù, vai con la prossima domanda. Nego tutto, anche l'evidenza. Sì. Ma proseguiamo con la domanda di Xaurox Gamer: saranno presenti eroi unici? Ci saranno unità mostruose barra volanti? Volatila non è Warhammer, né lo è l'universo di Tolkien. Per quanto forti che siano gli eroi della Terra di Mezzo, ognuno di loro ha bisogno di una guardia del corpo per non morire in battaglia. In maniera simile con il primo eroe pubblicato, Dane Piede di Ferro, ovviamente un nano, ok? Ogni eroe avrà una sua unità, a volte specifica solo per lui come per Dane, oppure presa dal resto del roster della fazione. Tipo potremmo vedere un Aragorn tra le fila
del, come sta facendo vedere adesso Max, neanche voluta, della fanteria di Gondor. Ok. Questo risolve anche un altro problema. Attila ha una meccanica di sincronizzazione dei duelli tra unità perfetta, ma funzionerebbe veramente male se gli eroi fossero in solitaria. Le creature pianificate sono troll, varg, i mumakil e le grandi bestie, quelle che spingono l'ariete Gronda e cancella il Minas Tirith. Per chi non l'avesse mai vista questa parte del film, fa parte dell'edizione speciale, ma se andate su YouTube sicuramente la trovate. Immaginatevi, per chi non l'ha vista, dei grossi rinoceronti, molto molto grossi, tipo grandezza elefante per intenderci. Le bestie volanti non sono supportate dal motore di Attila e quindi non sarebbero belle da vedere. Considerate comunque che ogni creatura, oltre che al modello, richiede un lunghissimo lavoro di animazione, per cui dobbiamo costruire ogni movimento che la creatura farà. Al momento siamo sul troll, ma ci vorrà del tempo per finirlo, in quanto il nostro team di animazione è costituito da poche persone e il lavoro è molto. Contattateli su Discord se volete aiutarli. Vi abbiamo lasciato il link all'inizio, ve lo metteremo alla fine, ma vi lasceremo tutti i link in descrizione. Proseguiamo con la domanda successiva, che ci arriva da Pietro. Ci saranno eventi speciali nel gioco? Ovviamente, dai disastri ed eventuali legati alle guerre, eroi, verrà tutto inserito nella campagna. Andiamo avanti e passiamo alla domanda di Giacomo. Ci saranno degli eventi e o delle tecnologie ed edifici singolari per ogni fazione giocabile? In sintesi, un maggior approfondimento delle varie fazioni? Abbiamo già pubblicato 3 video su questo tema, sulle fazioni di Mordor, Gondor e Dale. Vi metteremo la playlist in descrizione, dove mostriamo le catene di edifici e gli alberi tecnologici di queste 3 fazioni. Quindi sì, ovviamente. Oltre a questo, pianifichiamo di modificare le meccaniche base di Attila, come la sanificazione delle città, con alcune ideate da noi e che rispecchiano meglio il mondo di Tolkien. Su questo pubblicheremo dei video in futuro. Per cui ragazzi, vi lasciamo in descrizione la playlist di questa domanda, ma giustamente poi andate a iscrivervi anche al canale e seguiteli per restare aggiornati. E comunque vi anticipo già che faremo noi come canale Tarfone un video specifico dedicato al gameplay di una delle fazioni, credo su Dale. Uffa, io volevo Inari. Brutti. Non è vero, mi sono fatto il bagno stamattina. Vai avanti, dai. 20 anni, ma che brodo. Dettagli. Andiamo avanti e passiamo alla domanda di Lorenzo. Ci sarà la possibilità. Ovviamente, scusa, siccome lo conosciamo Lorenzo, non è capace di stringere. Ha stretto, conoscendolo è stato molto stretto. Sì. Ci sarà la possibilità. Ti vogliamo bene, Lore, lo sai. Ci sarà la possibilità avere possibilità di vittorie a tema ruolistico? Mi spiego meglio. Determinate fazioni potranno vincere non solo tramite dominazione, ma anche facendo determinate azioni. Mordor potrebbe avere la condizione di vittoria di riottenere l'unico anello e poter fare una ricerca per far tornare a Sauron i suoi pieni poteri. Oppure Gondor potrebbe, oltre che pensare alla distruzione di Mordor, fare una vittoria diplomatica ricreando il Regno Unito sotto Elessar / Aragorn. Certo che sì, faremo in modo che le condizioni di vittoria rispettino la storia del Signore degli Anelli e il Legendarium di Tolkien. Ancora non sono state scritte in quanto non hanno una priorità alta per il momento. Andiamo avanti e arriviamo alla domanda di Francesco. Sapete se prima o poi la CIA sbloccherà l'edit delle mappe per Attila? E qui ragazzi la risposta è interessante perché va a sfatare un mito. Che si conosce da Medieval 2 con la prima mod del Signore degli Anelli. Ovviamente Francesco da Total War Attila, da Total War Italia, non so se l'avevi detto Max. No. Ok. La Creative Assembly non ha mai sbloccato nessuna mappa per i suoi giochi, al contrario di quello che si pensa comunemente. Ne abbiamo parlato inizio settimana io e Max,
e pensavamo fosse così, perché antiche leggende narrano che era possibile modificare la mappa di campagna e poi la CIA l'avesse bloccata per problemi legati al copyright. Mod come Third Age e Total War hanno dovuto capire da soli come fare. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Al momento abbiamo mostrato in multistream il lavoro fatto sulla mappa grafica, mentre stiamo sviluppando un tool per modificare la mappa del computer. Adesso vi spieghiamo, ci spiegano direttamente loro cosa vuol dire. Prima che prosegui, abbiamo fatto vedere, almeno in un TG, parte di uno dei video dove vediamo i mod della Rise of Mordor lavorare al rifacimento della mappa. Esatto. Mi spiego meglio. La mappa che vedete in Attila ha due livelli. Uno grafico, che è quello che vediamo noi, per intenderci, e uno di intelligenza artificiale. Cioè, quando voi dite ad un esercito vai da qui a là, la freccetta che compare per la strada che farà l'esercito, quella è il secondo livello di mappa che noi vediamo, ok? Ma se modifichiamo la prima e basta, gli eserciti si muoveranno come se fossero in Europa, nel senso che resta il secondo livello di mappa legato ancora ad Attila. In pratica per l'intelligenza artificiale continuerebbe, se non ci fosse un ulteriore cambiamento, a utilizzare la mappa di Attila, anche se a livello visivo vedremo quella rifatta per la Rise of Mordor, quindi la Terra di Mezzo nello specifico. Esatto. Tipo, potrebbe capitare di vedere un esercito nel mare e resta lì fermo per anni. Perché? Perché nella mappa del secondo livello, per cui quella con i dati di movimento o altro non sostituita, lì magari c'era, non so, Venezia, c'era Roma, per cui dice io vado a conquistare quella cosa lì, ma noi non c'è. Per cui gli eserciti si muoveranno come se fossero in Europa e le città si troverebbero sparse in maniera casuale, esattamente come in Atti la versione vanilla. Grazie al secondo tool possiamo modificare anche quest'ultima mappa e portarvi nella Terra di Mezzo. Per cui, ragazzi, qui ci hanno, poi ne abbiamo parlato anche direttamente con loro, ci hanno detto che anche tanti altri hanno dovuto crearsi tool per fare questa cosa, per tipo Medieval 2, per le varie cose che sono state fatte. Per cui diciamo che il lavoro è enorme. Vai, Max. Sì, e altro commento che abbiamo avuto dal team gruppo della Rise of Mordor è che le domande che sono state poste sono state definite decisamente interessanti. Quindi un complimento a tutti quanti voi per le domande che avete posto. Se non ricordo male, la prima parte di domande è finita, giusto? Ci sono le nostre. Quindi anche noi abbiamo posto le nostre domande, le nostre curiosità al team e quindi le risposte alle nostre domande. È bella che quella scritta lì. Prima domanda da parte di Tarfone. Serviranno i DLC di Attila e nel caso quali? No, non servirà nessun DLC per giocare la nostra campagna. Quando verrà rilasciata potrete giocare tutte le fazioni, salvo alcune che terremo come passive, i ribelli per esempio, ok? In quanto non belligeranti durante la Guerra dell'Anello, Bre e la Contea sono un esempio, per cui ragazzi vi basta Attila Vanilla. Cosa molto importante, perché così chi magari lo comprò all'epoca o lo sta comprando adesso non deve spendere fottio di soldi per avere gli altri DLC. Esatto, quindi questa è una buona notizia. Passiamo alla domanda successiva, che per qual caso è stata posta da un certo vecchio bastardo. Quanto sarà immersiva la campagna? I personaggi come in Attila potranno sposarsi ed avere figli? Potranno morire i personaggi principali? Primo ogni tentativo per rendere la campagna la più immersiva possibile, lasciando comunque libertà ai giocatori di costruire una storia alternativa, anche se personaggi, unità, alberi tecnologici e missioni seguiranno le idee di Tolkien. La campagna non sarà guidata da nessun altro se non il giocatore, anche se le altre fazioni seguiranno un corso simile a quello dei libri. Per cui ragazzi, potreste creare Mordor che si allea con Gondor. Difficile farlo, ok, ma non si sa mai. Anche perché comunque diciamo che Aragorn un po' il peso dell'anello lo sentiva e ne aveva paura.
Dunque, gli eroi potranno morire, potranno avere figli e sposarsi con chi vogliono. La Terra di Mezzo è un mondo libero, anche se pericoloso. E proseguiamo con la domanda successiva posta dal Trafone. Ci saranno gli agenti? E nel caso, con quali ruoli? Al momento non abbiamo pianificato quasi niente su quel campo, se non il ruolo dei Nazgûl. Essi infatti potranno essere utilizzati sia come generali che come agenti da inviare a cercare l'unico anello. L'immagine che vedete rappresenta il Trafone attaccato da un Nazgûl che chiede disperatamente aiuto all'elfo. No, mi dissocio. Proseguiamo con la domanda successiva posta dal vecchio bastardo. Sarà presente la magia e come verrà rappresentata e utilizzata? In Rise of Mordor non sarà presente la magia per come la conosciamo su Warhammer, in quanto non supportata dal motore di gioco. Sarà possibile invece utilizzare i poteri dei generali esattamente come nel gioco base, che verranno adattati per ogni eroe generale. Altri esempi di magia saranno gli effetti delle fazioni di particolari edifici, oltre che la rappresentazione della necromanzia per alcune fazioni. Nello specifico, Dol Guldur ha delle unità non morte. Comunque ragazzi, secondo me le immagini che stiamo vedendo, che abbiamo preparato di sfondo alle varie domande, niente male, non so cosa voi ne pensate. Comprese dal gioco e ragazzi, la definizione di quegli scudi lì in legno è stupenda, pur essendo elfica. Ah, ce l'ha fatta. La corruzione elfica comincia a fare effetto. Parlando dello scudo, non degli elfi. Stavo parlando dello scudo. Sì, è più facile. Dai, vai avanti. Domanda da parte del Trafone: ci saranno i mercenari e le flotte militari? Ci saranno le flotte, ma hanno una priorità bassa al momento. I mercenari anche, ma non nel modo in cui li inserisce Attila. Non avrebbe infatti senso vedere Mordor con le unità di Gondor nel suo esercito. Effettivamente. Proseguiamo con la domanda successiva posta dal vecchio bastardo. Le province saranno rappresentate come in Attila, ovvero da tre regioni? Le città minori saranno fortificate? Le regioni potranno avere anche un numero superiore sia di edifici per insediamento che di città per regione. Il tutto dipenderà dalle nostre scelte, in gran parte già fatte, nostre inteso dal team di sviluppo. Le città minori non saranno fortificate, avranno magari delle difese aggiuntive, ma niente mura. Anche questa è un importante risultato. Già. Quindi più slot magari a disposizione, ma niente città minori fortificate. Interessante. Proseguiamo con il Trafone che aggiunge alla sua ultima domanda. La diplomazia sarà... Ma che bello sfondo, ma che bello sfondo. Uno sfondo piatto piatto. No. A te t'appiattisco. Quindi l'ultima domanda del Trafone è la seguente. La diplomazia sarà tratta dalla storia del Signore degli Anelli o si potranno vedere alleanze diverse? Ci saranno delle aggiunte a livello di possibilità oltre alle opzioni classiche? Terremo il gioco più fedele al Legendarium di Tolkien possibile. Diverse scelte per le fazioni potranno essere fatte, ma seguendo certi eventi. Arriviamo all'ultima domanda posta dal vecchio bastardo. Ci saranno delle mappe speciali per alcuni luoghi? Le mappe speciali o uniche sono già nella mod. Nessun insediamento per adesso è generico. In futuro aumenteremo il numero di mappe inserendo città e fortezze epiche come il Trombato Arione, Minas Tirith, Isengard, eccetera. O Isengard. Quindi vi rimettiamo intanto saluto da parte di Eligi, community manager del team, e restate ancora con noi perché dopo abbiamo un'ultima schermata importante da farvi vedere. Intanto vi chiediamo cosa ne pensate voi di queste risposte, se avete dei commenti, delle osservazioni da fare, e sappiate che chiaramente la nostra collaborazione con il team della Rise of Mordor continua. A breve vi porteremo un altro contenuto sullo sviluppo della mod,
successivo a quello che è lo stato attuale. Non sappiamo ancora quando avremo il materiale per parlarne, ma restate comunque in contatto con il canale per non perdervi niente. Quindi vi invitiamo nuovamente, se volete, se potete, a darci una mano iscrivendovi al canale e attivate la campanellina per non perdere appunto nessun video che andiamo via via a pubblicare. Questa qui invece, in questa schermata vi abbiamo messo, ma le ritroverete poi sotto in descrizione, sotto al titolo, tutti i link per seguire e aiutare il team di Rise of Mordor. Quindi il Discord, dove potete scaricare la mod, sia da mod BB che da Nexus, perché come abbiamo detto nell'ultimo TG che abbiamo fatto, la mod non la trovate più sul workshop di Steam, ma la trovate soltanto su mod BB o su Nexus. In più, l'ultimo collegamento è il Reddit. Tarf, la chiusura a te. Niente ragazzi, so che molti di voi ci hanno chiesto informazioni in questo periodo, ci hanno chiesto varie cose, avete seguito molto i video sulla Rise of Mordor, noi siamo contenti di potervi portare queste piccole informazioni e niente, vi ringrazio di continuare a seguirci, grazie a Max del suo lavoro elfico di diplomazia e niente, vi do appuntamento alla prossima. E se volete scriverci nei commenti, oltre alle vostre opinioni riguardo alle risposte che abbiamo avuto, ma volete porre altre domande che in questo video non sono state poste barra trattate, se avremo tante domande interessanti nei commenti, magari potremmo fare in futuro un secondo video del genere. Quindi dal canale del Tarfone e dal vecchio bastardo un saluto e alla prossima. Ciao a tutti. Hello.